Salve a tutti ragazzi, qui TTD, ben ritrovati su un nuovo showcase di Dragon Ball... Dragon Ball Legends per il nuovo Goku Super Saiyan 3 Vegeta Super Saiyan 2 LF! Mamma mia, andiamo a provare, vediamo un pochino come sono 14 stelle rosse, super mega potente. Vediamo un po' questa nuova carta LF di Dragon Ball Legends, quanto è forte. Non fate caso al gameplay un po' particolare, è una nuova modalità di Dragon Ball Legends, è appena uscita con l'aggiornamento nuovo per la celebrazione del Busaga, ok? Della Busaga, e la celebrazione dei Busaga è cambiato un attimino il gameplay, quindi possiamo provare tutte le cose nuove assieme, ovviamente anche con unità che non avete mai visto. C'ho un server privato di Dragon Ball Legends, c'ho unità che hanno già preparato per il 15° anniversario di Legends, quindi tenetevi pronti. Allora, eccolo qua, finalmente. Allora, attenzione, calma e sangue freddo, perché qua abbiamo un po' di roba. Intanto, va bene, l'LF nuova, super mega potente e tutto. E poi abbiamo il vecchio Vegeta che si usava, è cambiato anche lui. Non è più base form, l'Angel Vegeta è diventato Super Saiyan 2, ma è più forte, fidati. Allora, intanto andiamo così, perfetto. Vediamo un attimo la special move, la tiriamo subito, vediamo quanti danni facciamo e via. Poi fra un po' faremo il tag switch e andiamo a tirare la mega Kamehameha. Intanto questa special move farà un casino di danni su questo Omega. Ragazzi, è in meta di nuovo Omega, cioè è una roba incredibile. È in meta di nuovo, lo stanno per rilasciare, quindi preparatevi. È una PvP contro una persona che c'ha un solo nemico, ma è una nuova modalità, ripeto, è una nuova modalità di Dragon Ball Legends. Attenzione, mi arriva la special move. Come la tankano? Cavolo, potrebbero esplodere, Non come Hit che blocca il tempo e ti one shotta, però dai. Questo Vegeta Zenkai, mamma mia che potenza, ragazzi. Mamma mia che potenza. Questo Zenkai. No. Oh! Attenzione, i pugnetti. Abbiamo tirato i pugnetti e il chi si abbassa ora, però non è un problema. Non è un problema, ragazzi. Riusciremo a battere tutto, tranquilli. Allora, la cosa ovviamente è che durante il match dobbiamo attivare la standby di Legends, ok? Solo che per attivarla bisogna poi aspettare un po' di timer counts, quindi ci vuole un po' per setappare tutto, però va bene in questo modo, ci prepariamo ragazzi, questa è la cosa importante. Allora, vediamo intanto se riusciamo a fare qualche perfect vanish ora, vediamo un po', niente perfect vanish, ci siamo preso un colpo, adesso entra in combo, vedete? Un PV ancora. Mamma mia, la potenza. Sono troppo bravo a fare i PV. Sono veramente troppo bravo. Hanno cambiato come si fa. Li potete fare ogni volta adesso. Non c'è più il vanish. È perfect vanish ed entra in combo, vedete? Perfect vanish, doppia special move. Non perdete la combo. È super mega forte sta cosa. Devo dire, questo nuovo aggiornamento mi piace molto. Devo proprio dirlo. Questo nuovo aggiornamento, perfect vanish. Guarda te, mi piace veramente un sacco questo aggiornamento. Perfect Vanish! Non mi può colpire, vedete? Non mi può colpire. Il Perfect Vanish è troppo P. Il PV lo facciamo troppo facilmente ora. Questa forse lo dovrebbero cambiare come roba. È un po' troppo facile, eh. Troppi PV, poi dopo... Vabbè. Poi soprattutto con il fatto che ora gli potete tirare... Ah, oh no, le Blast! Aiuto, i pugnetti, che palle. Blast, poi pugnetti. Che due scatole. Mi ha fatto la combo. È veramente un peccato. Vabbè, non abbiamo ancora perso un PG, quindi alla fine dei conti ci sta. Allora, vediamo ragazzi. Allora, la cosa importante adesso, come dicevo, è cercare un attimino di fare il tag switch. In quel modo, se riusciamo a fare il tag switch, riusciamo a fare la standby di Legends e sfruttiamo tutto il danno che possiamo fare. Credo che possiamo anche one shottare alla fine dei conti, quindi bisogna provarci. Quella meccanica nuova qua è veramente troppo forte. Avete Vegeta che tanca i colpi, è incredibile. Poi arriva Goku, cioè dai, quell'animazione all'F è veramente forte. Veramente bella da vedere. Poi comunque è fortissima in generale, è veramente fortissima. La dobbiamo riuscire ad attivare e la dobbiamo provare assolutamente. È un obbligo, ragazzi. Poco da fare, è un obbligo. Posto in questo modo, intanto gli abbiamo buttato giù il secondo PG. Ora rimane solo l'ultimo.
ripeto, questa qua, questo qua sta giocando tre sin. Sono tutti nuovi sin che non c'erano ancora in gioco. Allora, intanto vediamo se riusciamo a fare qualche Perfect Vanish. In questo modo ce la prendiamo con Conrad tutto. Vediamo un pochino. Non ci ammazza i PG. Noi entriamo in combo e via. Vediamo un pochino. Wow, guarda, Perfect Vanish. Però non siamo riusciti qua a farlo. E neanche qua, peccato. Peccato. Vediamo. Niente Perfect Vanish. Niente PV. Peccato. Cavolo. Oh! Perfect Vanish. Attenzione. Entriamo in combo. Entriamo in combo. Ora special move. Special move e poi vediamo un attimino. Vediamo un attimino con... Due special move. Le abbiamo caricate pronte. Tanta roba. Allora. Adesso attiveremo la... lo switch di Goku e Vegeta dei Busaga. E per 15 timer count dobbiamo aspettare. Passati quei 15 timer count, arriverà Goku di nuovo e tirerà la Super Mega Kamehameha. Quindi tenetevi pronti. Tenetevi assolutamente pronti, perché lì sarà la potenza. È l'LF nuova, ragazzi. 14 stelle. Cioè, è ovviamente troppo forte. È ovviamente troppo forte. Per il PvP distrugge il meta, cioè, capiamoci. È normale, è normalissimo, ragazzi. Cioè, è troppo forte. Fine, è troppo forte. Cioè, dovete pullarla per forza. Cioè, dovete per forza. Dovete per forza pullarlo. C'è poco da fare. Oh, special move. Siamo entrati in combo di nuovo. Oh. PV. Ok, ragazzi, ci siamo. Tag switch, andiamo. Adesso rimarrà Vegeta da solo a fare robe. Aspettiamo un attimino, poi torna Goku, eh. Torna Goku, di faremo robe seriamente. L'importante ovviamente però è un attimino, i timer count devono passare, ci può mettere un po', Si sta caricando Goku, quindi c'è un attimo da aspettare un secondino. Allora, calma, attenzione, sangue freddo. Ora qua Vegeta para tutto, quindi non può più essere colpito, non perdiamo vita. È veramente troppo forte quel Vegeta, con la roba lì che para tutti quei colpi. Vedete, non ci fa danno, niente. Ovviamente dobbiamo aspettare, però, quello è un attimino la rottura. Special move del nemico, peccato, niente PV, però... Ripeto, tanca tutto ora, quindi... Yes! Ce ne sbattiamo altamente. Non abbiamo ancora il Rising e non credo neanche che ci servirà il Rising, andate tranquilli, non ci servirà il Rising qua. Siamo troppo potenti per il Rising, tranquilli. Non ci serve a niente il Rising. Anzi, il Rising ci va solo a creare casini che poi dopo ce lo potrebbe parare. Andiamo diretti con la standby della nuova unità, in quel modo non entra neanche il Rising e tutto. Siamo a posto in quel modo. Ragazzi, ho dovuto un attimino cancellare sta parte di video perché stava laggando un casino e abbiamo perso un sacco di vita. Ma finalmente i timer count sono finiti! Sono finiti i timer count, siamo finalmente a posto. Possiamo finalmente tirare la mega botta gigantesca finale con Goku che arriva e finisce la sua standby. Ragazzi, però sì, non sono riuscito più a fare... i PV perché laggava troppo, ragazzi. Peccato quello. Va bene, andiamo. Eccola qua che arriva. Stand by, attenzione. Vediamolo un po'. Eccolo qua. Mamma mia, veramente, veramente forte. Andiamo, eh. Riusciamo a fare l'LF? Legendary finish incoming, vediamo. Attenzione, legendary finish. Legendary finish! Ce l'abbiamo fatta, ragazzi. Legendary finish anche. Chiudiamo il video con la legendary finish. Mamma mia. Ragazzi, io direi che chiudiamo qua col video lo showcase della nuova unità di Legends 14 stelle. Vi ricordo però, andremo anche a vedere la prossima unità che Legends rilascerà. Il duo GT a 14 stelle.